Siamo, credo, in collegamento telefonico con Marzia, che salutiamo e ringraziamo per la sua disponibilità. Vorremmo chiedere a lei qual è la situazione in questo momento a Roma, visto che appunto sono circa 300 le persone che sono accampate proprio in via Cupa e la polizia, tra l'altro, anche ha iniziato a posizionare delle camionette, non tanto in questo momento per sgomberare, quanto per fare una pressione, almeno psicologica, una pressione sulle persone perché appunto, come è successo un mese fa, l'iniziativa della Questura di Roma e delle istituzioni romane è che i migranti ritornino nell'invisibilità, cioè ovvero che non si fermino, che non siano visibili. Marzia, ci senti? Sì, eccomi. Ciao, un Ciao. saluto dallo Sharon Allora, sì, Festival. esattamente come hai raccontato tu. E adesso questa sera a Via Cupa ci sono 300 persone, e ieri ce n'erano 400. L'arrivo della camionetta della polizia ha fatto sì che 100 di loro si siano allontanati per paura di essere identificati. Come è successo anche circa un mese fa, quando noi avevamo piantato delle tende anche dall'altro lato della Tiburtina, perché Via Cupa non era sufficientemente capiente per accogliere quelli che allora erano 250 persone. E dopodiché, appunto, il fatto che le tende e i migranti fossero diventati visibili, perché lungo la Tiburtina, quindi in un'arteria, lungo un'arteria di scorrimento, ha fatto sì che la questura abbia deciso di sgomberare e di identificare tutti i migranti presenti. Da allora, quindi, da 250 sono passati a 30. Una macchina della polizia ha presidiato, la strada per circa una ventina di giorni. Casualmente, dopo il ballottaggio, la macchina della polizia si è allontanata. Tempo 2 giorni, siamo passati da 30 a 150, e poi nelle ultime 48 ore ne sono arrivati circa 200. E con il temore a questo punto che si raggiungessero di nuovo i numeri dell'anno scorso. Noi l'anno scorso siamo arrivati anche a 800 presenze al giorno. Però avevamo una struttura e già era complicato così, adesso per strada è assurdo. Quindi abbiamo cominciato a preoccuparci fortemente e a cercare di forzare la mano. Quindi ieri eravamo intenzionati a ripiantare le tende dall'altro lato della Tiburtina, abbiamo cominciato a parlare con le istituzioni, la risposta è stata la camionetta. Quindi stanotte abbiamo chiuso la strada e i migranti hanno dormito occupando tutto quanto la carreggiata stradale, e uno accanto all'altro, neanche sotto le tende, perché 400 persone sono tantissime. E quindi alcuni dormiti sdraiati sui cartoni, altri sui materassi. Insomma, così accampati in maniera assolutamente non degna. E poi tutto questo è aggravato dal fatto che non c'è acqua corrente, quindi noi abbiamo affittato dei bagni chimici, ma insomma non possono farsi la doccia, sono persone che vengono da viaggi lunghissimi, complicatissimi, che hanno subito di tutto. Avrebbero bisogno di docce ristoratrici, invece appunto noi ci stiamo organizzando con le altre associazioni del quartiere, quindi riusciamo ogni tanto a portarli a fare delle docce, ad esempio alla palestra popolare, o appunto c'è l'associazione MEDU, di Medici per i Diritti Umani, è un'associazione umanitaria che viene a visitarli e gli dispensa le medicine, perché appunto la situazione è davvero drammatica. E nonostante le nostre pressioni continue, per ora non si vede luce. Tutti i tavoli che quest'inverno avevamo cercato di mettere in piedi
anche confrontandoci in maniera aperta con coloro che ci hanno ignorato completamente l'anno scorso, anzi, se possibile, hanno anche cercato di dimostrare che l'accoglienza del Baobab non era degna perché c'erano casi tubercolosi mai esistiti del resto, però nonostante questo, cioè, non ci hanno aiutato, se possibile hanno parlato di condizioni appunto igienico-sanitarie gravissime pur non intervenendo. Noi ci siamo seduti al tavolo con loro per cercare di trovare una soluzione, ma di fatto i tavoli si sono interrotti, non sono andati avanti, e a un certo punto abbiamo saputo per vie traverse che forse il prefetto Baccaro, che è uno dei subcommissari insomma del Comune di Roma, aveva fatto un accordo con la Caritas per mettere su un centro per transitanti a Porta Maggiore che ne avrebbe accolti 70. Cioè, arrivano a Roma 35.000 transitanti e loro mettono su un centro per 80 persone. Questa è la situazione ridicola che viviamo. Sì, grazie Marzia per la tua testimonianza in diretta e anche per quello che chiaramente state continuando a fare, appunto, nonostante questo silenzio assordante delle istituzioni, ma esatto. In qualche modo siamo abituati spesso a confrontarci con istituzioni che sono sorde e che poi non capiscono i bisogni proprio primari che hanno le persone che sbarcano in Italia, che riescono a raggiungere le coste italiane. Sappiamo che molti di loro non ce la fanno, e è ancora più importante appunto lottare per costruire percorsi di accoglienza dignitosa o per dare anche un supporto a chi invece decide di transitare nel nostro paese.